coach Giorgio Vanni, che ci parlerà di idee d'attacco per qualsiasi tipo di attività senior o giovanile. Benvenuto Giorgio. Allora, parliamo di attacco perché credo che interessi un po' tutti, è un argomento che ci porta da molto tempo. Io personalmente credo che i nostri movimenti devono diventare proprio che un attacco non una difesa che viene portata, insomma, sia più facile da insegnare che in tutto il mondo del tempo. Invece, lavorare in cinque, bene, con efficacia, diventa sempre più difficile. Poi nelle squadre a tutti i livelli, sia giovanili, livello seniore, abbiamo ragazzi di diverse etnie, di diverse culture e di diverse narrazioni. Questo sono gli scenari che sono ritrovato negli ultimi 6 anni, ma che anche voi abbiate un po' lo stesso problema. Volevo sapere chi qua dentro allena solo i giovanili. Solo i giovanili. Il resto allena squadre tra signore, più grandi, più o signore si deve signore. Va bene, perfetto. Allora, io credo che sia un caso di contatto di pallacanestro, non altro che si viene, che si prende meglio delle situazioni di gioco, quanto per quello che sono le vostre idee. Credo che spessissimo noi parliamo e vogliamo delle nostre squadre tante cose, che magari i ragazzi non hanno idea così grande di quello che noi vogliamo. La grande differenza con la pallacanestro, io faccio riferimento di due volte di più pallacanestro, di Giorgio Germano, sono stato in Africa, e se c'è un certo modo di giocare, credo che quello che invece vediamo più spesso è il livello americano, e c'è un altro modo di giocare. Io fino a qualche anno fa pensavo che le NBA, le comunque, la BBA, cioè fossero livelli di gioco, stazioni di gioco, che a noi non interessassero più tanto. Sicuramente c'è una diversità di regolamento, perché tra secondo di pensiero condiziona molto il gioco, ma credo che dobbiamo cogliere anche nel gioco a piedi delle situazioni molto importanti, molto perché a noi adesso possono servire. Un po' perché la Serie A può sperare essere sempre giocatore, ma anche perché i ragazzi giovani, qui speriamo sempre il collegamento tra giovani e senior, anche i ragazzi giovani guardando questi modelli a piedi spesso si fanno al modo di giocare di giocatore professionale, e quindi noi dobbiamo, non come sento spesso dire, non esiste un fondamentale della pallacanestro da tutto quello che volta, questo secondo me è una chiusura mentale, dobbiamo invece aprirci a loro e cercare di migliorare questa situazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che con poco tempo a disposizione dobbiamo creare delle abitudini ai nostri giocatori, che a seconda di quello che vanno, a seconda anche se cambia l'allenatore, abbiano un corretto non solo di fondamentale, ma anche di livello di gioco molto spiccato, molto personale. Credo che tutti noi abbiamo visto l'anno scorso soprattutto giocare Sassari, e credo che Sassari giocasse una parte estera, abbiamo visto tutti, un po' diversa dagli altri. E c'è chi sta accennando, c'è chi dice sì però, perché hanno per le linee, e compagnia bella. Io credo che questo bisogna che perché non sapete che sia un giocatore come allenatore che ha sposato una certa filosofia e che anche noi dobbiamo fare un po' proprio. Ah, il punto, lo possiamo spingere, è questo. Tutti noi abbiamo il problema dell'attaccare il canestro, che lo diciamo tutti, di muovere la palla. E noi dobbiamo muovere la palla, tutti la vogliamo. Credo che non basti più, perché muovere la palla diventiamo spesso per le squadre non tornare a fare tanti passaggi, ma se no squadre di palla e invece non basta. Dobbiamo attaccare il canestro e soprattutto è fatto da subito, perché 24 secondi sono pochi. Primo perché tutti gli squadre lanciano abituati ad estendere la difesa e a farci perdere il tempo. Seconda cosa, se no il punto vero, quello che era un problema, un vantaggio che va via via accresciuto. Ma se non prende un vantaggio subito è difficile che sia la fine. Quindi, quello che sono spessissimo adesso è che se non dico adesso dico tutti noi ci hanno ricordato tutti, e prima che dopo, il fatto di muovere la palla, eseguire lo schema e finire con un piccolo errore,
che lo succede in tante squadre, anche per capacità difensiva di chi l'altro. Stacco? Meglio? Stavo dicendo, dobbiamo appunto fissare le situazioni, cioè ad esempio il pick and roll credo che non vada usato solo alla fine del gioco, perché spesso succede che viene fuori un tiro spesso o per una veramente pessima difesa di un giocatore che taglia da sola canestro, e quindi giochiamo sulla difficoltà della difesa a difendere bene, oppure per un grande talento del giocatore che abbiamo visto la nazionale in questi giorni qua, che la pick and roll possa sparare un tiro. Credo che bisogna fissare le due cose e prendere un vantaggio in un momento. Intanto dobbiamo insegnare a tutti i nostri giocatori a prendere decisioni rapide. Nella loro testa devono avere l'idea di fare o un tiro o comunque attaccare il canestro. Attaccare il canestro vuol dire anche usare il palleggio. E quindi avere la capacità di queste ragazze qua. La prima cosa da fare è ricevere la palla, posizionarsi in una zona di campo dove possono fare un canestro, e viceversa, se non succede niente, anche attaccare il canestro. Va bene? E cominciamo a vedere qualche ragazzo qua, venite qua in 6, ad esempio, 3 bianchi e 3 neri. Quindi la capacità di. I nostri giocatori devono avere tutti quanti, parlo del giovane, parlando della Serie A, la capacità di fare due figli, avere due figli ragazzi, un bianco qua e due figli in Cinevita, bianco qua e là, adesso è un po' è importante la supermento più libero, come si chiama? Dove? Bene, tutti con la palla a parte il primo, il pronto del grande, vediamo? Vieni davanti, vieni davanti. Bella palla, perfetto, vediamo. Ema, corre verso la palla, poi ci si mette fuori tutti quanti, tiri fuori le mani, prendi il tiro, che fate storia, va bene? Prendi la palla, dopo aver creato il tuo impatto, e vai in acqua nella fine porta, vai. Vai. Oh, vieni, vai. Vai. Bene, ecco come vai, ok, stop. L'esercizio banale anche con questo, ok? Per insegnare a loro di scegliere la posizione del campo dove fanno sempre canestro. E dobbiamo allenarli in maniera tale che abbiano una grande sicurezza che se prendono la palla qua in ritmo, devono fare canestro. Per quanto riguarda il tiro, per quanto riguarda il passatore, chi passa la palla non deve essere concentrato sul ricevitore, ma sulla zona del campo. Quindi, noi, tu devi guardare Emanuele, giusto? Bene, ma ancora poi dell'occhio, il tuo sguardo deve essere rivolto al centro dell'area. Percepire sempre il primo, che è un giocatore importante per il nostro attacco, e vedere quelli che hanno vantaggio. In questo caso il grande vantaggio è Emanuele, che italiano si ritrova libero in una posizione del campo dove può fare un canestro. Ok? Siamo, quindi prendi la palla, sei pronto a giocare un contro uno, hai gli occhi sulla parte del campo medio centrale, che vuol dire con la coda dell'occhio, quello che succede nel mezzo angolo, e quello che succede più o meno più sul tempo. Vai! Vai, stessa cosa, guarda, ecco la foto qua che compare, guarda, vieni, andiamo avanti, sotto, hanno capito, andiamo avanti. L'esercizio rimane sempre molto semplice, molto banale, però si può lavorare su tante altre cose. Ad esempio, alcuni ragazzi di là erano bravi a passare la palla con la mano sinistra, altri non lo erano affatto. Ok? Quindi, ho bisogno di passare la palla con la mano sinistra, ho bisogno di passare la palla con la mano destra, con le gambe piegate, perché adesso passi la palla. In partita ti sei pronto a fare un tiro, ok? Oppure una penetrazione. Va bene? E l'altro devi fare. Devi guardare non il canestro, la parte del campo centrale, e con la porta dell'occhio dove è in mezzo angolo, e quello che succede sulla lunetta. Va bene? Dai. Bene, passa la palla con la mano destra, passa la palla con la mano sinistra. Bene. Vai.
Vai, vai, vai. Guardare e passare. Guardare e passare. Guardare e passare. Vieni. Vieni. Guardare e passare. Chi deve saltare la palla? Vai. Vieni. Passa. Bene. Andiamo avanti. Le capacità della sviluppare che devono essere prerogative di questi giocatori è il tiro, la posizione in campo dove possono fare canestro, la capacità di passare la palla con entrambe le mani. Ok? Aggiungiamo una cosa adesso. Vi alzate di un metro, stessa cosa, Emanuele non è un forte tiratore da tre punti almeno adesso, però prende la palla e prova ad avere la prima idea di guardare il canestro. Va bene? Non solo, siccome se vuoi diventare un bravo giocatore, un po' prima, lo devi diventare due giocatori, uno bianco e uno nero. Uno bianco e uno nero. Perfetto. Andiamo, 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 andiamo. Più basso. Più basso. Più basso, due. Senza fare, ragazzi. Perfetto. Come? A te. A volte anticipi il vivo medio, il vivo medio, come? Salvatore, Salvatore, lo anticipi, il vivo medio, ok? Con palla che arriverà in mezzo più o meno. A volte invece ti stacchi decisamente e fai un po' fuori il portiere, perché magari la loro vuole prendere la palla e le metti addosso. Va bene? Tu sei sempre pronto a ricevere la palla. Emanuele, che deve essere un buon giocatore, ha imparato nel corso di questi mesi a prendere e tirare con facilità, a prendere e partire con la mano destra e con la mano sinistra, e lo vedremo in seguito, ma soprattutto, proprio ad essere un bravo giocatore, mentre taglia, non perde di vista il campo e guarda quello che succede. E vedi, in questo momento il Salvatore è libero, quindi magari un attimo in cui prende la palla, prende e gli butta la palla. Capito? Se viceversa invece vedi che Matteo, dico bene? Matteo? Matteo, prego. Marco bene, Salvatore, Salvatore non fa più per prendere la palla, tu sei programmato per tirare, va bene? Vai, incisivo, andiamo, perfetto, continuare, 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 vai, continuare, andiamo, via, via, vai per un tiro, vai per un tiro, perfetto, andate sempre un po' un tiro, vai sempre un po' un tiro, bene, 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 fate anche un momento cambio di posizione difensiva, vedete che sei proprio cattivo, bravo. Bravissimo, bravo, vieni, 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 vai, vai, nome, vai Luca, vai, perfetto, vai, 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 bene, stop. Sviluppare questo genere di caratteristiche nei giocatori non è così semplice, non è così automatico, adesso magari loro sono un po' anche emozionati perché devono esibirsi davanti a voi, però devo cominciare già a guardare costantemente, a ricevere la palla piegato, a vedere quello che succede sul campo. Andiamo avanti. Nome? Ennio? Bene. Ennio adesso? Diciamo che non tira, ok? Però devo dare la palla al pivot o penetrare. A te, tu decidi cosa fare. Puoi andare a aiutare su Ennio oppure puoi fintare e stare con lui. Va bene? Andiamo, dai. Vai. Guarda il tiro. Bene. Ennio, rifai, Ennio, mi sono spiegato male io. Rifai, attenzione, adesso ti dico di non tirare da fuori, ma la tua idea è sempre la stessa. Io guardo la palla là, la palla là. Io guardo perché sto tagliando, guardo la palla, guardo il compagno, guardo se è libero, ma la mia idea è sempre quella di fare una finta di tiro. Ok? Poi diciamo adesso ti ho detto io di non tirare e decidi di penetrare e passare la palla a Salvatore. Vai. Bravo, penetra e andiamo, bravo, via, 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 via. Guarda, andiamo, via, via. Bene, vai, 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 vai. Salvo, prendi posizione, Salvo, però, prendi posizione, fai il tuo lavoro. Magari verso di lui. Salvo, verso di lui. Andiamo, via, forza. Su, su, su e andiamo. Bene, stop, stop. In tutto questo, oltre a velocizzare le cose, oltre ad avere, a pretendere l'ambidestrismo nel passare la palla, non abbiamo parlato delle partenze, ma entrambe devono essere conosciute, a meno dito. Perché poi il passo successivo è mettere, oltre a essere di più e basso,
altri due giocatori in campo. Bianco nero non ha importanza. Parti da là, il primo chi è? Come? Luca? Bene. Adesso parte. Robert? Bene. Robert parte. Luca? Gli vai addosso e vai o sulla destra o sulla sinistra, ti fai battere, non lo anticipi. Robert prende la palla, vai op, e ti metti di qua e poi gli chiudi una parte, quella che ti pare, d'accordo? Tu devi guardare, fare una finta di tiro, partire dove c'è spazio, eventualmente guardare il pivot, vai. Bravissimo, vai. L'altro professore, pronto? Andiamo. Bene, andiamo avanti, vai. Hop, bene, bravo. Bene. Tutto un po' più rapido, via, rapido. Vai. Difensore! Lazar. One time the black guy, one time you. On defense, ok? You run and close out one side or the other side. Don't worry if you play it right, ok? Let's go. Done. Lazar, no, this is the defender of Salvatore, ok? Now it's up to you, let's go, go, up, via, andiamo, next, Luca, bravo, andiamo, ok, stop, e tutto questo l'abbiamo fatto da fermo, cioè i giocatori sono in posizione praticamente da fermo, partono da fermo e fanno un taglietto, tutto molto elementare. La stessa cosa poi va fatta e va, è un lavoro che deve essere fatto tutti i giorni, ma anche con la Serie A, dove magari prendiamo come movimento i nostri giochi d'attacco, però situazioni li conosciamo già. Ad esempio, Matteo blocca per Robert parte sotto canestro, perfetto, salve, difendi, non è Nick, difendi su Robert, perfetto, non è Luca, tu passi la palla, allora vieni in palleggio in mezzo, nell'attimo in cui vieni in palleggio in mezzo tu vai a bloccare, come si chiama il difensore là? Nick, vai a bloccare Nick, boom, stampi Nick, ti giri per prendere la palla, d'accordo? Va bene? Tu fai la attenzione, tu sei pronto a guardare, passare la palla uno dei due o tirare e penetrare, attenzione, ok? Vai, gioca, vai, perfetto, se nessuno ti corre addosso, loro lo fanno molto bene perché bravo Germano e tutti i suoi assistenti a lavorare su questo, che in mezzo all'area non vanno a fare Tarzan, ma si fermano e guardano cosa c'è da fare, perché sanno benissimo che fermandosi qua possono avere un buon tiro, possono passare la palla al pivot che pulisce la linea di fondo o possono riaprire. Questo già di un livello superiore. Continuate. Vai. Perfetto. Va bene, ancora una volta. Vai. Ok, stop. Quindi capacità di tiro, capacità di avere entrambi i perni per partire, e non solo per partire, ma anche per passare la palla, l'ambidestrismo nel passare velocemente la palla o con la mano sinistra o con la mano destra, e l'altra cosa che deve saper fare sicuramente bene, Matte, vieni qua, marcato da Salvo, Robert è in attacco, perfetto. Ma passi la palla a Matteo, a te, tu salti a prendere la palla, tu anticipi ma la lasci ricevere e poi gli vai addosso, cioè tu anticipi, salti verso la palla, lo lasci ricevere e poi gli vai addosso, tu devi passare la palla immediatamente lì, non difendere per adesso Nick, vai, lascia ricevere, vicino, vai ancora, stessa cosa, vai, vieni, avvista, lascia ricevere, hop, ehi, Matteo, velocemente, perché? Perché vogliamo fare velocemente questo cambio di lato? Perché vogliamo passare la palla velocemente là? Perché becchiamo Nick, che adesso non lo facciamo difendere, però becchiamo Nick in ritardo, ok? Dai, provare.
dai, dai, ma te, un po' meglio, dai. Vieni, voglio adesso il perno. Vai, ancora, butta la palla, skip, vai, vieni. Hop, pressa. Una cosa che non ho ancora fatto, Matteo, è prendere la palla del vicino, aprirsi. Infatti io tutte le volte ho preso e ho chiuso ed è andato addosso il difensore, precludendosi questa parte nel passare la palla. Invece prende la palla da Ema, vicino, apre e passa la palla con la mano sinistra. Questo è banale, però vedete quanto tempo ci ho messo a prendere la palla da lì e buttarla di là. Prova adesso, Matteo. Bene, hop, apri, mano sinistra, bravo, già molto meglio. Adesso, ehi, a te, stessa cosa, lui riprende però, e hai due palleggi, dove puoi passare la palla in backdoor o dove puoi partire in palleggio, va bene? Agonistico, vai, vieni, vai, stop, ancora, andiamo, ancora, tu. Vai, passa il cielo, pressalo, andiamo, via, ancora, Matteo, via, bravo, guarda, perfetto, andiamo, via. Matteo, ti metto una cosa bellissima nei confronti dei tuoi compagni e tu ti butti là dentro, fermati e passa la palla, cambia tocco difesa, vai, vieni. Prendo, aggressivo, uso perno in allontanamento e via la palla, bravo, stop. Vedete, stop. Vedete la differenza? Salvatore, immediatamente, si è aperto e butta la palla. Andiamo avanti, stiamo parlando di quello che ci serve per giocare un buon attacco. La cosa che dobbiamo insistere ancora di più è che quando prenderà la palla Salvatore, bene, adesso è facile, ha solo lui. Poi aggiungere un pivot, poi aggiungiamo un altro mezzo angolo e lui deve beccare al volo il giocatore messo meglio. E questo è un lavoro che ha fatto, secondo me, sempre, tutti i giorni, mai stancarsi da questo punto di vista. Cioè la capacità, quando la palla ce l'hai in manuale, ancora prima che Salvo prenda la palla, mettiamolo, attacco di difesa, quindi in mezzo angolo. Un pivot basso lì. Bravissimo, perfetto, più basso, bene, un attimo di prendere la palla, ok, tu devi vedere che quello è messo meglio, ok, in the same time that you receive the ball in the middle, you post up, you seal, you know, ok, you try to receive the ball, ok, e tu poi giochi difesa, ok, davanti, dietro, tu fai battere, fai quello che ti pare, va bene, andiamo, prova, subito, trovi l'uomo libero, stop, troppo lento. Non possiamo permetterci questa roba qua. Non possiamo permetterci. Più veloce di essere. Beccalo. Bravo. Stop. Avete visto la differenza. E lavorare su queste robe qua, sui piedi perni, l'ambidestrismo delle braccia, lo stare piegato, il guardare continuamente, migliora di moltissimo l'attacco. Perché dico tutte queste cose qua? Perché noi spesso abbiamo nella nostra testa l'idea che è lo schema che fa vincere, no? È la capacità che hanno questi ragazzi di usare i loro fondamentali in questo senso. Non basta. Quello che ci produce vantaggio è una buona dose di fondamentali, cioè la capacità di fare il tiro in una posizione dove sarebbe pericoloso, usare bene le braccia per passare la palla, usare bene i perni per passare la palla, guardare bene, ma ci servono anche delle cose tecniche. Ad esempio, tutti devono sempre prendere posizione in mezzo all'area, in pivot basso, perché una cosa che ci dà vantaggio sono il pivot basso, dare la palla vicino al canestro, i tagli, come abbiamo visto prima, ok? E il correre in contropiede. Quelli sono secondo me i tre obiettivi che il nostro allenatore deve avere nella testa. Cioè, pivot, tagli, contropiede e penetrazioni però che devono avere al massimo un palleggio. Quando dico un palleggio non vuol dire uno di numero, vuol anche dire che ad esempio prendi la palla, fai una buona finta di tiro perché lui salta e con un palleggio attacchi, o stessa cosa, finta, partenza diretta e un altro palleggio per attaccare. Non ne servono tanto di più per attaccare. Poi,
se la difesa si apre ne puoi usare un altro e schiacciare, se la difesa si chiude siamo in controllo e da lì riapriamo la palla, ok? Non ve lo faccio vedere, tanto avremo modo dopo di vedere altre cose. Quindi abbiamo detto palla al pivot, correre sopra il numero, usare i tagli e usare le penetrazioni. Un'altra cosa, questa è una piccola dettaglio che secondo me è importante, e cioè sono molti giocatori, ma vuole fare la stessa cosa, passi la palla a salvo, Robert, tu difendi ma non anticipi, ok? Tu difendi bene in posizione ma non alzi il braccio, stai qua, va bene? Prova. Tu giochi per fare un canestro, non ti dico niente. Dopo che hai ricevuto, si gioca uno contro uno. No pivot in questo caso. Vai. Vieni. Ancora una volta. Ancora una volta. Che cosa Nicola non ha mai fatto? Tagliare sopra. Noi nella nostra testa, un po' perché siamo anche noi allenatori che imponiamo, che dire, proprio nella nostra filosofia di gioco è, allora la palla va da lì a lì e da lì a là, e quindi cosa fanno i giocatori? Aspettano la palla lì perché la devono dare là. No, se Robert ti lascia il canale libero, vieni qua Robert, perfetto, il canale libero, io non aspetto la palla qua per giocare un uno contro uno fermo, ma visto che ho la possibilità vado incontro alla palla e gioco già in movimento, perché nella testa di tutti deve esserci che il vero uno contro uno è uno contro uno in movimento, non che ci mettiamo qua e cominciamo a fare queste robe qua. Ok? Queste no, queste le teniamo proprio per ultimo, quando siamo proprio sfigati, quando non abbiamo provato nient'altro, è come il pick and roll negli ultimi secondi, non abbiamo niente, proviamo con la lotteria del pick and roll, è qui uguale. Quindi se Robert ti lascia, ok, devi prendere la palla e fare go and catch, quello che dicono gli americani, ok? Non catch, prendi and go, ok? Prova, tu lo decidi, poi devi anticipare, poi lasciare ricevere, fai un po' come ti pare, vai. Non male, ancora. Vai, hop, bravissimo, ancora, andiamo. Oh Robert, adesso puoi difendere. Vai. Stop, ancora. Nick. Prendi sempre la palla in movimento, oppure se non puoi backdoor, se non puoi tagliare davanti, la prendi e minaccia immediatamente per un tiro e parti, si avvicina, vai, attacca però, vai, attacca, va bene, dobbiamo lavorare sulla presenza diretta, vai, vieni, stop, ancora, apriamo e chiudiamo una parentesi sullo smarcamento. Quello che intendo io, però non so se è anche la vostra idea, nell'attimo in cui entri in contatto visivo con Salvatore deve trovarti in movimento, non so dove, o davanti, ma se chiudono dietro, non da fermo, devi beccare in movimento, o tagli davanti o tagli dietro, ok? Provare, andiamo, stop. Nell'attimo in cui vi vedete, la tua prima idea è di andare a tagliare. Guarda, stiamo camminando, prendi la palla, salvo, ci vediamo, l'idea è quella di fare questo, chiuso, vado qua, non chiuso, perché è pigro, perché, non so, era in ritardo, vado davanti, nell'attimo in cui vi guardate, tagli davanti a lui, vai, hop, bravissimo, bravo, ancora, bravissimo, va bene, poi dobbiamo decidere se per noi questo è un buon tiro o non è un buon tiro,
lo deve sapere anche lui. Se lui da lì, anche con l'uomo che gli corre addosso, fa sempre canestro, ha ragione lui. Se ha 2 su 10, gli dico, caro Nick, no, aspetti che lui ti salti addosso e parti bene di qua e di là. Oppure, come sai bene, lavori, pam, pam, vieni, ok, guardi e butti la palla dall'altra parte, ad esempio. Non è che necessariamente, va bene? Quindi l'obiettivo che dobbiamo mettere nella nostra testa da allenatori e poi di conseguenza ai giocatori, che vogliamo cercare tutte le volte è di incrementare un vantaggio. Incrementare un vantaggio vuol dire muovere sì la palla, ma facendo qualcosa di importante vicino al canestro, non solo perimetrale. Quindi passando la palla al pivot, quindi servendo un taglio, quindi penetrando, quindi venendo dal contropiede. Domande, se avete domande parliamone. Tutto chiaro per adesso? Andiamo avanti. L'altra cosa sulla quale dobbiamo sgombrare la testa dei giocatori è dare loro chiara indicazione: o tiri o passi la palla, con l'idea di ricevere sempre in movimento. Non puoi sbagliare, ok? Proviamo a fare agonistico, lascia ricevere e poi difendi sul passaggio, quindi uno contro uno. No, o tiri o passi la palla a chi ti pare di questi qua, oppure vai in palleggio, ok? Massimo te ne do 2 diretta, 1 incrociata. Vai! Andiamo! Bravo! Bene, bene, facciamo così adesso, guarda. Bianco, 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 nome. Luca, vai in attacco. Ti fai Emma. 3 contro 3. Vai! Vai! Dio la palla! No! Non si incrocia se fanno 2 palleggi, se incrocio te ne do 1, ok? È chiaro il concetto per tutti? Vai, pressa, attacco, fallo in attacco, palla nera, Emma, comincia, vai, stop, palla Emma, Nick, Matteo, quello che vale per Nicola vale per te. Tu prendi la palla, Emanuele, in movimento. Proviamo. Vai. Stop. Bene la finta di tiro, cerca di prendere la palla in movimento. Quando è penetrato Emanuele, guarda. Ema, salvo, vieni qua. Bene, Salvo ha girato la testa, è andato là. Vai qua. È chiaro? Gioca sempre per prendere il movimento. Vai. Bravo. Bravissimo. Palla nera ancora nera. Vai. Puoi partire o passare. In movimento. Bravo. Bene. Adesso il passo successivo che deve essere chiaro nella testa dei nostri giocatori è che tutte le volte, costantemente, dovete farvi trovare a 5 o 6 metri l'uno dall'altro in visione. La palla chi l'aveva presa? Aveva presa Robby, giusto? Aveva tagliato Emanuele? Bene, facciamo vedere, stessa cosa, camminando. Pa, vieni, bene. Stop. Bene, palla lì? Bene. Di farvi trovare in visione, cioè Emanuele ti deve vedere, dove ti metti? Bravissimo! Perché se Salvatore gli viene la malaugurata idea di andare a aiutare qua, tu sei libero. Ok? Quindi abbiamo detto, o si tira, o si passa, si cerca di ricevere il movimento. Quando la palla va per terra, gli angoli sono diversi, giusto? Allora dobbiamo provare tutte le volte di farci trovare in visione della palla. Matteo penetra. Se Matteo, bella palla Matteo penetra, io devo farmi vedere da Matteo, ok? È molto semplice, dobbiamo farci vedere da chi ha la palla, dai, vieni, hop, in movimento. Qual è stato l'errore, Robert? Perché la palla è andata là? Nell'attimo in cui ti sei guardato con Matteo, cosa dovevi fare? Dovevi tagliare verso la palla. Palla, canestro. Poi vedi cosa fa Nick. Nick chiude, l'hai aperto. Nick non chiude, qui è aperto. Va bene?
riprovano. Bianchi attaccano, bianchi attaccano. Vai, bravissimo, via la palla in visione. Bravo, bravo, bravo. Palla nera, vieni qua, Emma, e qua in mezzo, vai, cambiare posizione. Puoi passare, penetrare, quel cavolo che ti pare, vai. Non male, bravo Robert, molto meglio. Zero palleggi, canestro sicuro. Proviamo ancora. Stop, Emma, vuoi essere un buon giocatore? Buono, buono. Allora, è più facile giocare in uno o in tre? Contro tre difensori. È più facile giocare in uno o in tre? Come si può giocare in tre? No. Guardando gli altri. Tanto guarda. Perché tu fai così, cosa fai? Cosa fai? Hop, hop, e intanto. E impegniamo i due bianchi. Poi mi occupo di questo. Perché? Perché sei fermo. Prima era facile quando hai tagliato, e sei fermo, quindi ho bisogno degli altri due, perché se no gioco uno contro tre, ok? Guardali, vai, vai ancora, Mauro, 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 Carlo, Mauro è l'altro, mi prepari tre figli qua di giocatori, ancora, ancora, vai, ah, vai, lo so, palla nera, cos'era, bianco o nera, non lo so, non l'ho visto, gioca, gioca, stop, ah, ehi, 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 che mestiere fai tu, playmaker, che errore ha fatto lui, nell'attimo in cui l'hai guardato? Ah, non ha visto che ha anticipato. No, ha fatto. Cosa non ha fatto? Non ha tagliato subito. Non ha tagliato subito. E quindi sei playmaker, glielo devi dire. Ehi, hey, taglia! Playmaker! Perché non c'era spazio per passare quella palla lì? Perché non c'era spazio? Hai dato una palla, oh, è facile, eh? Vieni! Hai dato una palla qui con lui lì. Perché lui era qua vicino? Eh? Perché non ha fatto questo. Allora lui faceva questo e adesso è a vantaggio. Geometria, facile. Se Salvatore si ritrova lì, ha sbagliato qualcosa. Matteo, vai. Guarda anche gli altri. Bravo. Bene. Andiamo avanti, perché i giocatori non si accorgono di queste cose qua. Matteo ha preso la palla, giusto? Cosa ha fatto? Cammina, Matteo. Bene. Bene, bene. Ti vede, Matteo? Se tu stai qua, ti vede? Allora appena vedi, dice, ehi, 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 ehi. Poi non te la dà. Però intanto mi metto qua. E tu uguale. Giusto? Viene uno qua, quindi ti sposti. Non c'è bisogno di fare mille robe, basta dirgli la regola. Prova. Che mestiere fai tu? Abbiamo dei playmaker migliori o no? Dai, 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 Emma. Oh, ne ha trovato un altro. Va bene, va bene, va bene.